1 a 1, totalizzatore che torna ad aggiornarsi, autostima che cresce. Non basta per bissare il successo ottenuto nella gara d'andata a cui si riferiscono queste immagini, ma il pareggio del Paladolme nel derby con il Futsal Bisceglie è comunque un buonissimo risultato per il Cristian Barletta e il primo punto del nuovo anno per i biancorossi di Antonio D'Azzaro arriva dopo due sconfitte consecutive, fa morale e rappresenta soprattutto un ulteriore passo in avanti verso la conquista della salvezza diretta nel campionato di Serie A 2. Succede tutto nel primo tempo nell'affare della sesta provincia. Cristobal illude i padroni di casa, Garrote pareggia prima dell'intervallo per gli ospiti. Buona la prova del collettivo per il quintetto barlettano, molto buona anche la prova dello spagnolo Ayose, arrivato durante la sessione invernale del mercato. Sì, abbiamo giocato una partita molto difficile, una partita di un gran lavoro, una partita dove loro sono fortissimo e abbiamo preso un punto importante. Il Cristian sale a quota 21 punti in classifica, un buon bottino anche in considerazione delle tre situazioni ancora in bilico, il recupero della gara col Catania non giocata per maltempo il 7 gennaio, la decisione del giudice sportivo sulla partita con la Real Dem non disputata per la mancata presentazione degli abruzzesi e il ricorso presentato al collegio di garanzia dello sport del CONI contro l'esito del match col San Michele. Il quintetto barlettano intanto non scenderà in campo sabato prossimo in virtù del turno di riposo previsto dal calendario della 18ª giornata. Se ne riparlerà l'11 febbraio con la sfida in trasferta proprio con il San Michele.